Amici di Venne in TV, bentornati. Oggi siamo ad Arese, nel museo storico dell'Alfa Romeo, dove si è tenuta l'Assemblea Generale 2023 di Confida. Siamo in compagnia del presidente di Confida, il dottor Massimo Trapletti, che intanto saluto. Bentornato Massimo. Grazie, grazie a tutti voi e grazie a te di essere ancora con noi nel nostro percorso e nel nostro mondo del vending. Un mondo che nel 2022 abbiamo visto attraverso la relazione annuale è cresciuto ulteriormente, superando anche quelle che erano le attese per l'anno di ripresa rispetto ai numeri non solo 2021 e 2020 ma soprattutto 2019. Sì, siamo cresciuti a livello di fatturato del 10%, a livello di consumazioni del 5%, non siamo ancora contenti perché il 2019 è ancora lontano, siamo ancora sotto il 16%, quindi abbiamo tanta strada da percorrere, difficile recuperarla tutta visto che lo smart working è diventato ormai un'abitudine nel mondo del lavoro, soprattutto nelle aziende dei servizi, le aziende ospedaliere, perché non, lì in quel caso non ci fanno entrare come prima a visitare i parenti e di conseguenza i consumi sono più bassi. Facciamo un riepilogo di quanto detto da te nel corso dell'assemblea. Sì, in assemblea abbiamo ripercorso un po' quello che abbiamo fatto nel 2022 e poi parlato un po' del futuro. Nel 2022 abbiamo fatto tante attività, Piloni ha già esposto quello di Venditalia che è fondamentale come fiera per quanto riguarda il nostro settore. Noi invece abbiamo lavorato su temi diversi, un po' politici, che hanno caratterizzato ancora una volta il nostro settore, partendo dal regolamento che l'Unione Europea sta cercando di approvare e che poi dovrà essere applicato da tutti gli stati europei, che parla del monouso, parla delle limitazioni sui packaging per quanto riguarda anche i prodotti del vending e soprattutto sta andando contro quello che era la politica, è stata sempre la politica dell'Italia, essendo leader a livello di riciclaggio del materiale plastico in generale, addirittura per quanto riguarda il packaging abbiamo raggiunto il 73% nel 2021, siamo un esempio a livello europeo e la Commissione europea quello che sta facendo invece è tentando di imporre il riuso, che va contro esattamente quello, tutti gli investimenti che abbiamo fatto come paese e come settore. Noi abbiamo promosso Rivending come esempio utile per poter riciclare il prodotto e riutilizzare la stessa plastica che usiamo nei distributori automatici per ricostruire prodotti per il nostro settore che sono, ricordiamo tutti, tecnici e quindi non possono essere sostituiti da tazze, perché a parte il problema di equipararci al discorso al settore dell'Horeca che è completamente diverso perché assistito, noi siamo completamente automatici e come ciò vuol dire, questo vuol dire che non essendo presidiati facciamo fatica con le 830.000 macchine sul territorio a poter riusare i materiali che consumiamo, anche perché a questo punto il consumatore avrebbe bisogno di un'attrezzatura vicino al distributore che recuperi il materiale che utilizza e l'investimento a livello di settore sarebbe troppo alto. Abbiamo lavorato anche sui contratti degli appalti pubblici perché anche lì ci hanno creato qualche problema per quanto riguarda i canoni di concessione della pubblica amministrazione e sono sempre diventati molto più alti rispetto al passato, tanto da rendere in alcuni casi non economici i contratti. Di conseguenza stiamo lavorando per dare alcune possibilità, modificare quello che era anche lì il contratto che stavano facendo e di conseguenza vedremo cosa riusciremo a fare con il nostro lobbying a livello politico e ministeriale. Oltretutto stiamo lavorando anche su un terzo capitolo che è molto importante, che è quello dei criteri minimi ambientali. Anche qui i vecchi governi avevano cercato di condizionare
gli appalti della pubblica amministrazione che avrebbero danneggiato il settore e avrebbero praticamente escluso il vending dall'attività della pubblica amministrazione, perché aveva messo delle richieste talmente rigide che avrebbero impedito l'utilizzo dei distributori automatici. Qui abbiamo fatto un grande lavoro di lobby, abbiamo cercato di spiegare alla commissione del Ministero dell'Ambiente che era impossibile applicare determinati principi che loro stavano approvando nel regolamento, e meno male ci stiamo riuscendo, anche se sarà penalizzante comunque per il settore, perché il settore della pubblica amministrazione, o quantomeno il Ministero della Pubblica Amministrazione, tentava di educare i consumatori attraverso i distributori automatici, cosa che diventa difficile per rendere economico poi l'attività. E di conseguenza anche lì stiamo lavorando, e poi abbiamo discusso del futuro, il futuro che noi riteniamo essere un... abbiamo preso come esempio il discorso acceleriamo sul futuro proprio questo museo dell'Alfa Romeo, perché riteniamo che i cambiamenti che ci saranno nel vending nei prossimi anni saranno importanti e impattanti sia dal punto di vista digitale che sostenibile. E per far questo noi, come compito dell'associazione, abbiamo scelto una società di consulenza che è la Ernst & Young, una delle Big Four, per aiutarci a capire quali sono gli impatti dei cambiamenti che ci sono da questo punto di vista nel settore, ma non soltanto per il settore, soprattutto nel mondo che ci circonda, per poi trasferirlo al mondo del vending. E qui abbiamo creato due task force importanti, perché abbiamo inserito tanti nostri persone che lavorano nel nostro settore per indirizzare e creare dei percorsi strategici da poter attuare nei prossimi 3 anni. Questo avverrà, diciamo che l'obiettivo è quello di avere dei progetti strategici già a novembre del 2023 nelle prossime assisi degli Stati Generali, e da lì incominciare un percorso con chi della nostra associati voglia cambiare e seguire quelli che sono i cambiamenti del futuro. Il prossimo appuntamento è proprio quello con gli Stati Generali del Vending nella prima settimana di novembre. Sì, assolutamente, questo è un invito a tutti che partecipino, perché gli ultimi che abbiamo fatto l'anno scorso, sicuramente dal punto di vista delle persone che hanno politiche che hanno partecipato, è stato molto importante. Noi stiamo cercando di far conoscere il nostro settore a chi poi possa decidere del nostro futuro a livello politico. Ci stiamo riuscendo sempre di più, perché abbiamo incontrato anche settimana questa 5 politici per spiegargli quali sono le problematiche che per esempio abbiamo sulla nuova norma per quanto riguarda i pagamenti elettronici, perché coinvolge anche il vending, e tutti riescono, quando gli parli direttamente, riescono a capire quali sono le nostre difficoltà e le impossibilità tecniche che ci sono per applicare determinate norme. Se non le incontri, lo vedono dall'esterno e considerano il nostro settore come qualsiasi altro. Invece noi abbiamo tante peculiarità, tante difficoltà di tipo logistico, come dicevo prima, 830 punti vendita sul territorio da gestire tutti i giorni, caricandoli, assistendoli, e quindi non è facile, non è come un negozio dove tu gli metti un POS e i consumatori passano tutti lì. Noi li abbiamo sul territorio, quindi è molto più difficile rispetto agli altri. 830.000 punti vendita censiti sono davvero tanti, e non a caso Confida, l'associazione della distribuzione automatica più florida e più frequentata in Europa. Vero, c'è tanto attaccamento al nostro settore, siamo leader in Europa a livello di numero di macchine installate sul territorio, la Francia è la seconda con 570.000, quindi ben distante da noi, siamo leader nella produzione di distributori automatici che poi esportiamo in tutto il mondo, siamo leader nella produzione di prodotti monouso che la Commissione Europea vuole limitare con il riuso e con eliminazione, soprattutto abbiamo visto sulla paletta che hanno tolto dal mercato, e quindi sicuramente il vending italiano può dire la sua a livello mondiale,
e noi quello che abbiamo come obiettivo come associazione è quello di tutelarlo. Massimo Trabletti, presidente di Confida, grazie. Grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori.